Sarà una finale tra Spagna e Portogallo, Taberner Borges, quella che andrà in scena domani alle ore 14.30 sul campo centrale dell'ATP Challenger Tour organizzato a Roseto degli Abruzzi. Purtroppo il giovane talento Flavio Cobolli non è riuscito a battere Nuno Borges, il portoghese si è imposto sull'italiano per 2-7-1, 6-1, 5-7, 6-2. Mentre a vincere il torneo di doppio sono stati Nis e Zielinski, che si sono imposti per 2-7-1 contro Gebabi Oswald. Direttore, adesso possiamo dire tutto pronto per la super finale di domani. Ma una finale bellissima, ci sarà domani alle 2:30 in diretta su Rete 8 e quindi non vediamo l'ora, ma peraltro si sta prospettando una settimana prossima veramente incredibile. Abbiamo le qualificazioni che sono un challenger 80 punti di tabellone principale con un Mendro che è un 250 punti. Abbiamo dei giocatori fortissimi, inimmaginabili, abbiamo 5 top 100, numeri veramente importanti per la seconda settimana che andrà a chiudere questa back to back sul Roseto degli Abruzzi. Ricordiamo che questo è un torneo molto importante, è l'unico a livello europeo. È l'unico torneo a livello europeo, è il primo torneo in Europa sulla Terra Rossa. Le aspettative sono veramente importanti per i giocatori, per tutti noi, speriamo di far bene e ci auguriamo per una grande ultima settimana. Possiamo dire che per il prossimo torneo ci sarà un giocatore di altissimo livello che ha battuto Djokovic poco tempo fa? Beh, proprio qualche ora fa mi è stata confermata che ci sarà Vesely, abbiamo visto che ha fatto finale a Dubai, ha battuto Djokovic, è già un giocatore, ma comunque abbiamo tantissimi giocatori di livello, c'è il nostro Travaglia, Gianluca Magher, Mutè, uno spettacolo veramente da gustarsi ogni partita della prossima settimana, ma intanto domani siamo concentrati per la finale. Un importante lavoro quello che lei sta portando avanti, l'Abruzzo sta cominciando a piacere molto ai tennisti di fama internazionale. L'Abruzzo piace molto, logisticamente non è semplicissimo raggiungere l'Abruzzo e la cittadina di Roseto. Mi auguro che per le prossime edizioni, già a partire dai prossimi tornei, ci possa essere un ulteriore aiuto da parte delle istituzioni pubbliche, regione, comune, perché sono eventi molto costosi, molto impegnativi, però sicuramente che danno pregio e lustro alla nostra regione, al nostro territorio. Sono molto felice, non solamente per vincere, sino per la maniera di come è venuto alla fine. Però se voglio vincere, penso che devo giocare una partita quasi perfetta o perfetta, sì che per prepararmi per la domani. Anche questa sarà una partita molto difficile, Taberner infatti lo conosce molto bene, hanno cominciato a giocare alla stessa età, gli stessi tornei e si preparerà così come Cobolli. Gli fa ancora i complimenti dicendo che sarà un giocatore molto talentuoso e che si preparerà molto bene, cercherà di prepararsi al meglio per la partita. Ricordiamo che su Rete 8 Sport, canale 11, domani, domenica 13 e domenica 20 marzo alle ore 14.30 verrà trasmessa la diretta della finale di tennis, finestre in diretta calcio integrale sul canale 112, Rete 8 News.